Prima di cominciare con il video, vi pongo una domanda. Quanti di voi hanno letto i libri di Piccoli Brividi o visto anche la serie televisiva dei Piccoli Brividi che c'era negli anni 90? Certo, qui da noi l'abbiamo chiamati Piccoli Brividi, ma in America si chiamava Moose Goosebumps. Ci credete che scoprì l'esistenza di una saga videoludica dedicata a questa celebre saga letteraria mi ha come aperto gli occhi. E quello che voglio mostrarvi è quello che per ora sono riuscito a trovare. Forse ce ne saranno degli altri che troverò funzionanti. E si tratta di Goosebumps Escape from Horrorland. Praticamente, Piccoli Brividi, benvenuti a Horrorland! There you are. I'm so glad I found you. My house is becoming a total nightmare. Hey, Scooter, give this to me. Allora, vorrei scusarmi, il titolo del libro in Italia era Una giornata particolare, ma se state pensando che questo videogioco sia praticamente una trasposizione videoludica della storia originale, ebbene no. Questo è praticamente il seguito di One Day to Horrorland. Praticamente Lizzie, una delle protagoniste, scopre che suo fratello Luke e l'amico Clay sono purtroppo scomparsi dopo che è avvenuto un caso soprannaturale in famiglia. Gli unici indizi che hanno per ritrovarli, i propri amici, sono i biglietti per Horrorland che avevano ricevuto durante il loro ultimo viaggio, che c'erano già stati. E succede ovviamente che questi biglietti, illuminandosi, risucchiano la protagonista all'interno di Horrorland e deve trovare Luke e Clay, scoprire dove sono finiti e scoprire il motivo perché è nato questo parco. E si capisce che la colpa è del suo creatore che ha avuto una mentalità veramente distorta. Roba da far venire i brividi, giuro. Ok che questo gioco, vabbè, ve lo dico dopo cos'è. Allora, se dobbiamo vedere il lato visivo, posso dirvi che questo gioco è un mescolone tra parti recitate con attori veri, sì, ci sono attori veri, e parti disegnate in 2D e simil 3D. Perché mi spiego? Allora, come potete vedere, ci sono scenari disegnati in un classico 2D, che ovviamente sono molto cartunesche, non proprio ai livelli dei cartoni animati più leggeri, ma dei cartoni un pochino più maturi, tipo molti della Nickelodeon, per farvi un esempio. Poi abbiamo parti fatti in CGI che, devo essere sincero, sono fatte discretamente bene. Poi gli attori, che evidentemente si vede che recitano su un green screen, beh, diciamo, considerando che il gioco è uscito nel 96, non è male tutto sommato. Sono ben integrati in questi ambienti virtuali. Sul sonoro vi posso dire che abbiamo allora una colonna sonora che, dal mio modesto punto di vista, è ben azzeccata, perché ricrea un'atmosfera di tensione all'interno di questo gioco e gli effetti sonori ce ne sono una buona quantità per farci capire che siamo in un'atmosfera horror leggera. E non pensate che il gioco sia in italiano, ma è tutto doppiato in inglese. Ed ecco la parte più importante, che sia la giocabilità. Allora, questo gioco, Escape from Horrorland, cos'è? Praticamente un titolo puzzle d'avventura. Noi siamo la protagonista, Lizzie, che deve girare per Horrorland, trovare indizi
oggetti e risolvere enigmi. E vi garantisco una cosa, gli enigmi non sono molto facili da comprendere se non conoscete la lingua inglese. Certo, qualche momento in cui dovete anche addirittura provare a caso per risolvere gli enigmi ci sono ovviamente, però tutto sommato questo renderà l'esperienza di gioco sicuramente sufficientemente interessante e anche divertente. Ma se masticate questo genere di giochi lo potrete finire sicuramente in un'oretta e poco più, perché non è un gioco lunghissimo. Qua ha puntato tantissimo sulle cutscene, che ce ne sono a bizzeffe. Poi, se volete anche provare a spolparlo in tutto e per tutto, cercando di capire gli enigmi, tutto quanto, che è un po' come leggere una storia dei piccoli brividi, beh, allora forse sicuramente troverete degli enigmi interessanti e anche addirittura capirete il motivo del perché esiste questo parco a tema chiamato Horrorland. E tenete conto che questo videogame è uscito prima del seguito, che è uscito nel 99. Insomma, merita di essere ripescato. Ah, e c'è una piccola curiosità. All'interno di questo gioco hanno partecipato due attori famosi. C'era Jeff Goldblum, che appare come Dracula, e Isabella Rossellini come Lady Cadaver. Insomma, un gioco che sa essere, secondo il mio modesto parere, sufficientemente interessante, divertente e sicuramente per chi non vuole leggere i piccoli brividi, perché odia leggere, questo è un buon modo per cercare di avvicinarsi al fatidico brand che ormai purtroppo è dimenticato.